Credo che la discussione che facciamo oggi sia una discussione importante in materia di politica estera e anche la qualità e il numero degli interventi lo testimonia. La Presidente del Consiglio, nella sua discorso di insediamento, annunciò il Piano Mattei come uno degli obiettivi di legislatura. Noi prendiamo sul serio questo impegno del Governo, della Presidente in prima persona, a rilanciare i rapporti tra Italia e Africa. Pensiamo anche che sia un'idea giusta quella di puntare in termini di priorità della nostra politica estera sul rapporto con il continente africano. Tanta parte del futuro dell'Italia si gioca con l'Africa, in Africa e nel Mediterraneo. Noi siamo il cardine del rapporto tra Europa e continente africano. Sappiamo quanto sia importante il continente africano in termini di sicurezza energetica, in termini di stabilità, perché se noi poi di fatto confiniamo con paesi che sono in guerra o paesi che sono instabili, ne risentiamo. Sappiamo quanto sia importante l'Africa dal punto di vista delle migrazioni e del contrasto alle disuguaglianze globali. Per cui che il nostro paese si prefigga come obiettivo qualificante della legislatura in termini di politica estera di rilanciare e portare a un livello più alto i rapporti con il continente africano non può che vederci a favore. Rispetto alle parole roboanti che usate, è la scelta di continuare a dire che questo piano è scevro da logiche predatorie. Io su questo mi scaldo per una ragione. Questa idea che l'Italia sia il paese che riesce ad avere un rapporto sincero con l'Africa, mentre tutti gli altri paesi europei sono oppressi dalle logiche coloniali e postcoloniali, è semplicemente un pregiudizio a nostro favore, un pregiudizio basato su tantissima ignoranza e sul fatto che noi come paese non abbiamo mai fatto i conti reali con il portato coloniale della nostra esperienza coloniale. Perché dire che noi oggi siamo buoni mentre gli altri sono cattivi, rispecchia l'idea che il nostro colonialismo era un colonialismo di brava gente e quello degli altri invece era un colonialismo predatorio. Allora, io su questo mi scaldo perché richiamo all'attenzione di quest'Aula una serie di episodi che riguardano la nostra storia coloniale su cui non si è mai fatti i conti. Ricordo gli episodi del gas mostarda utilizzati contro le popolazioni civili dell'Etiopia. Ricordo le sofferenze delle donne in Somalia, in Eritrea e in Etiopia, vittime del madamato, cioè del fatto che erano delle mogli comprate, che nel momento in cui i coloni se ne sono tornati in Italia, le hanno abbandonate lì, loro che erano state considerate, che loro si consideravano mogli di italiani e le loro comunità le hanno considerate invece delle traditrici e hanno vissuto in povertà e in emarginazione fino alla fine della loro vita. Tutte queste cose sono cose reali del portato coloniale italiano di cui noi non abbiamo neanche mai chiesto scusa, ma non abbiamo neanche mai preso attenzione rispetto a quello che è stato. E lo ricordo perché c'è stato un altro episodio, uno dei peggiori massacri di monaci della storia recente del mondo. 2.000 monaci etiopici uccisi dalle truppe del generale Graziani a Debre Libanos. E mi scaldo perché nel 2012 quello stesso generale Graziani è stato commemorato con un mausoleo nella sua città natale, ad Affile, in Lazio, alla presenza dell'allora assessore alla regione Lazio, Francesco Lollobrigida. Allora, vogliamo fare i conti con il nostro passato coloniale prima di riempirci la bocca del fatto che noi siamo buoni e che gli altri sono stati cattivi? Perché anche sulla nostra coscienza nazionale di italiani, ci sono centinaia di migliaia di queste storie. E se volete, potete farvele raccontare dai figli di quelle donne, vittime del madamato, che sono qui in Italia. 349 di loro sono in Italia e hanno lottato negli anni 50, 60, 70 per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, perché il nostro paese, proprio perché non ha fatto i conti col suo passato coloniale, quelle persone lì ha fatto finta che non esistessero, che non fossero figli di italiani e che quindi non avevano diritto neanche alla cittadinanza del nostro paese. Sono persone che si chiamano Francesco, Rosa, Angela, che vivono a Roma.
e che sono frutto vergognoso delle politiche coloniali razziste del fascismo, che noi abbiamo voluto dimenticare. Allora, siccome voi appartenete a delle forze politiche che, che con quella storia ci dite che avete fatto conto, forse sarei un po' più attenta nel continuare a reiterare quest'idea che il nostro è stato un colonialismo buono e che quindi la vostra politica estera con l'Africa sarà scevra da logiche predatorie, perché io ci sento tanto, tanto, tanto pregiudizio, tanta ignoranza e tanta difficoltà a fare i conti col passato, soprattutto nei rapporti con il continente africano.